No, è già ora. Io non so se ce la posso fare. No. Ragazzi, ma Tormund stasera è on fire, eh? È solo un nome, Lady. Cioè, devi, non devi per forza stare lì a fare la... No, però cioè, no, mi sarei stupito se lei avesse accettato. Io non ho messo nei pronostici, secondo me alla fine accetta. La domanda è... Buongiorno a tutti, sono sempre Victor Laszlo 88. Allora, sono qui con Kal-El per la seconda parte della reaction del quarto episodio dell'ottava stagione di Game of Thrones. Vediamo come prosegue, perché abbiamo iniziato che... Oddio, io avevo un pochino più di curiosità rispetto a lui, nel senso sì, che... Sì, io ho iniziato che ero tipo molto... Ok, a me sembra che abbiano già dato il massimo nell'ultima puntata. Quindi, esatto, quindi vediamo un po' come si prosegue, se alla fine di questa puntata avremo cambiato un po' magari idea, quindi magari lui è piaciuta e a me no, o viceversa. Vediamo come prosegue. Tempo di scoprirlo. Continuiamo. Io spero no, infatti ho paura. Io ti ho detto, l'ho già tangato, ho paura che sia lei. No, spero, ma ascolta, no. Ma tutti lei? Infatti. Ma no. Non è forse la vinci tu allora quella. Questo dialogo. Vedi? O di forse ti dà l'idea che c'entrerà qualcosa con la montagna? Oh. Kiko, ciao. Che belli che sono. Cos'è, tirannosauro di Jurassic Park? Ma tanto quando volano sembrano sempre molto impacciati. Sì, è vero. Oh, vediamo come dice che glielo dice? Sì. Questa è la cosa più importante della puntata, comunque. Sì. Questa cosa che... Forse non glielo dice adesso, perché magari ha giurato, allora... No, non glielo dice. Forse? Non lo so. No, non credo. Lo fa? O non lo fa? Oh. Non c'è nessun altro. Ma mi sa che glielo dice, sì. Sì. Solo che non ce lo fanno vedere. Ti aspetto. Oh, e se lo leva dal cazzo? Non sapevo più cosa fare. Ma porca puttana, ma no! Non so. Questo no, però! Io capisco che il legame tra i Stark e i Metalupi non è mai stato così importante nella serie. Ma addirittura dire, toh, lei fatelo che mi sta cagando ovunque qui a grande inverno, non lo voglio più. Sai secondo me cosa sarebbe stato meglio? Che morisse in battaglia? Sì! Sì! Sì, perché per i bruti, quelli del Castello Nero sono poi i meridionali del nord. Sì. Eccoli. No, che palle. Se veramente Spettro se ne va così, io mi penso proprio così. È incinta? No, per favore, non facciamo che adesso è importante, perché non... Dai. No, che scena straziante, ti prego. Questa cosa ti ha un po' mosciato, ti ha un po'... Ti ha infastidito. Perché? Perché in tutte le puntate, anche quando una puntata è bella, mi devono dare qualcosa per cui dire... Ah, ecco, devo rovinare tutto. Oh, questi due... Che mi contenta? Perché? Non ce ne frega un cazzo di studio di incoglioniti, va bene, ok? Ma per favore, ma cosa me ne frega di questi idioti? Sta puntata è un po' la telenovela, più che altro ascolta, va bene? Cioè, bello, però come la vediamo sorridere? Magari, ma la diffondetela voi, idioti! Non è un guaio, Finisce veramente con la solita cosa di John. Devi fare il re, non lo voglio fare il re. Sì, esatto, sarà così, eh. Oh! E beh, giusto. Sì! Qualcuno l'ha detto, sì! Però. Sì, sì! Cristo! Finalmente qualcuno l'ha tirato fuori.
still have to take King's hand. Maybe Cersei will win, che lo so. Giusto. È una possibilità, in effetti, bisogna mettere in conto. La morte è sempre... Ma, scusate, ma sono, dove sono arrivati adesso? Forse alle isole di... No. Non lo so, se sono partiti da... Ho visto il castello... No, sono partiti da Porto Bianco, dovrebbe essere tipo a Roccia del Drago. Roccia del Drago, infatti, sì. Minchia. Il faccio io tutto, ma questo, lo srega, tranquilli. Messo buon uso quelle balestre. Guarda, tu sei un... Sai che sono rimasto malissimo? Sì. E mi sa che va anche Drogon, eh? E i draghi muoiono come ho detto io. Ma già adesso. Ah, ma diciamo così sì. Beh, Smart Drogon, bravo. Ma fammi capire esattamente come... Cioè, si sono messi lì sperando che arrivasse, no? Non ho capito... Ma veramente è abbastanza prevedibile. Sì, quello è vero, però... Però c'è... Mato! Puttana! Beh, ma d'altronde questi sono pirati, eh? Cioè, questi se non sanno fare la loro una battaglia navale, non la sanno fare nessun altro, Cazzo, che figo! Sì, io sono rimasto male, però! Ma sì, anch'io, c'è stata... Sto andando tutto tranquillo. Dicevo che finita la puntata così. L'avrei accettato. Come finale l'avrei accettato. No. Non perché... aspettavo un cazzo. Ti giuro, ci sono rimasto malissimo. Cazzo, l'avevo detto che c'era un plot twist, però non mi aspettavo così figo. Quindi gli hanno affondato tutto. Che già non erano messi bene. No, non mi dire. Ho detto. Ma veramente? Allora, almeno fammela vedere. Teleport. Sì, ma questo però era troppo teleportare, cazzo. Cioè... No, in realtà guarda che... No, sono vicine, lo so, sto scherzando, però. Quindi incinta? Ah, secondo me è semplicemente il bambino di Jenny che spazza il suo. Ho una domanda. Come arrivano che hanno affondato la foto? Vabbè, c'è comunque quelli che stanno venendo sulla strada del re. Sì, quello avevo capito, però lei è là. E comunque c'è anche la flotta di Yara. C'è la flotta di Sibetta, comunque se il problema è che... la flotta di Immacolati, alla fine. Quella di Yara. Però Yara, teoricamente, vuole stare all'Isola di Ferro. Bisogna vedere se... Ah, ma comunque. La cattura. Allora, ascolta, ci sono però dei gravissimi problemi proprio di distanze e di tutto, perché questa cosa qua, quando la cattura... Sì. Minchia, sai sei un genio, però, da questo punto di vista. Beh, ma non ci vuole un genio per capire che non devi... No, Cersei ha portato tutto il popolo nella... Ah, ho capito, Varys! Ah, sì. Perché sa che in questo modo non può attaccare direttamente la Fortezza Rossa. Eh sì, è vero, l'ha ammazzato tutti. A me però non a lei non gliene frega niente. Perché non ti danno? Tu secondo me quando hai detto che la sua storia è come è dimostra come nasce un tiranno, guarda che è vero, è esattamente così. Perché sai già che Cersei non accetta mai? E quindi? Ah, giusto. Questo comunque. Sì. Però è
con questa cosa. Guarda che infatti Tyrion è tipo, wow, dove stiamo andando, amici? Sai qual è la differenza adesso? Quale? Che loro sanno che lei non è la legittima regina. Ah, sì, sì. Sanno che non è la legittima regina e si rendono conto che sta... Ti rendi conto che è la stessa identica cosa che è successa con i Baratheon e... Sì. Sì, eh. Ah, eccola qua. Mm. Ecco qua. Arrivato. E qui Tyrion... Mi spiace, ma è... lui è talmente umile. Eccola. Porca troia, che bella frase. Era... E lui è un sovrano migliore di lei, non c'è niente da fare, vero? Eccola qua. Sì, tu lo sai bene. Questo... Esatto. Ma adesso è chiaro a tutti che non ci sta con la testa sta cogliona. Dai, smettila. Non la farà, piantala. Lui fa esattamente quello che ha sempre fatto. Sì. Non è colpa sua se questa è una psicopatica di merda. Non la morte, dai, adesso. Tittura. Ah, forse... No, credo che sia, intendo dire rivelare. Rivelare. Riveliamo. Eh sì. Però, oh, ragazzi, ma lui ha ragione. Non sì, ha... Sì, cioè, sì. Perché cazzo devi tenere... Questa allora sta progettando di ammazzare tutto il popolo della Fortezza Rossa perché vuole il trono. Cioè, non è giusto, non è... Non è il disco... Non è un discorso da regina, quello. È un discorso da tiranno. Da tiranno, sì. Avete rotto il cazzo, però. Cioè, sono 3 minuti e... Immagino no. Questi frati che... Ormai Jamie è molto friendly oriented, molto... Non è forse sempre stato? Non così tanto. Ma scusa, hai tutto quello che ha fatto per Cersei? Quello sì, però... Jamie è un po' rimasto colpito da sta cosa. Secondo me adesso deciderà di partire per aiutarli. Sì. Beh, lui, il suo destino, sì, sono convinto che a uccidere Cersei sarà lui. Ma deve essere lui. Ma anche perché se fosse Arya, veramente, cioè... Allora, no, basta, sarebbe... basta eserciti, non servono più. Mandi Arya. Oh, please. Ragazzi, ma è bellissima questa scena. Dai, adesso non fare fa l'hipster. Però scusami, non è giusto questa cosa che stai facendo. Povera Brienne, Dio buono, guardala. Veramente brava. Gwendolyn ci dà dentro. No, però non penso che... Cioè, non penso davvero che lui stia davvero, davvero tornando per lei. No, 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 ma il discorso non era quello. Il discorso era, io sono spregio... Cioè, secondo me era implicito. Sì. Non sta dicendo che sta tornando per lei. Eccolo! Eccolo! Spara, pa, 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 pa. Sono già lì. Come cazzo ci sono arrivati? Ma loro sì. Era una roccia del drago. Ho capito, mi hanno affondato la flotta, l'ho notato? No, la nave, qualcosa sarà rimasto. Vabbè, senti, ascolta, no, dai. Cioè, spero che non siano arrivati anche gli altri. Adesso, beh, se fanno, no, ascolta, se fa vedere che c'è una flotta di navi, io mi alzo, eh. Ah, ma cos'è sta cosa? Ma sono in 5, ti prego. Tanto ormai è talmente radicata sta cosa che la risposta sarebbe: ma cosa ti incazzi? Non è così. Ho capito che è così, però dai. Comunque avevo le spalline di Cersei da quando l'ho vista in questa stagione. Infatti. Sembra che Cersei non abbia ancora tirato un barilotto di alto fuoco per dire botto. Non è mai risolto. Beh, perché comunque si spargerebbe la voce che lei sì, ha. Sì, sì. No, vabbè, è ironico ovviamente. Sì, lo so, lo so.
Quanto incazzato per me grigio c'è questo faccio. Sì. Oh, cosa avevo detto? Ciao Miss Sunday. Ciao Miss Sunday. È stato bello. È stato bello. Ma Vermigrigio accetterà ancora di combattere? Sì, ma è ancora vendicarla. Però intanto Vabbè, taffaculo, questo qua non posso dire niente. Oh, sorella, che qua un attimo. Sì, è così che... Grande Tyrion, madonna. Vedi che però lei ogni volta che sta davanti a Tyrion non riesce a... Vabbè, alla fine comunque famiglia. Di quel che vuoi. Perché quando io l'avevo detto dicevo no, non è vero, ma invece sì, è vero, non riesce, lei personalmente non riesce a ucciderlo. È comunque suo fratello, lo fa fare gli altri. Esatto. Beh, oddio, su questo... That's agree to disagree. Cavolo, Tyrion che fa Tyrion finalmente. Alleluia. Euron... Aspetta, io l'ho scoperto ieri. Come fa sto qua già a saperlo? Sicuramente la convince parole. Sono convintissimo che accadrà così. Se accade così è una merda. Ma figo, sì. Ma... Sei un grande oratore. Adesso dice, vabbè, ammazzatevi Sunday. Sì, secondo me comunque... Così giusto per non dover rispondere. Il Sunday ci lascia, io te lo dico. Lo ammazza lei. Sì. La butta giù. Oh, finalmente. Però pensavo sarebbe stato lui a morire, non lei. Io invece ho detto esattamente. Cioè, non me ne frega un cazzo. Ho detto che sarebbe stata lei perché era troppo ovvio che volesse lui. Ho detto uno dei due deve morire. È troppo ovvio che sia lui, sarà lei. Ah minchia, gliela fa ammazzare la montagna proprio. Povero Emilio, mi spiace. Che puttana. Porca troia. Bene. Bello, proprio che ultima volta da tracare. Fai il culo a tutti. Sì. Se non ha detto una parola. Beh, 80! No, cioè, per come era iniziata non mi sarei mai aspettato tutte queste emozioni verso la fine. Puntata è un po' particolare. Aspetta che la stoppo. Cioè così. Chiudi. No, devo dire che mi ha... Allora, è iniziata... In realtà, se ci pensi, è stata giusta. E quindi, bella la puntata. È iniziata con il bonding tra personaggi come la seconda. Però perché era giusto, dopo la battaglia non potevi liquidarla così. Esatto. Quindi era giusto. Ma più che altro, alla fine poi... sì, ho apprezzato che abbiano fatto tutto giusto, nel senso, si sono presi comunque il tempo per piangere i morti, poi comunque hanno cercato di festeggiare, perché è quello che devi fare. Cosa cazzo dire? Sì, ovvio, però... devi festeggiare anche per cercare di dimenticare tutto quello che è appena passato. Sì, io sono sempre più convinto che il problema principale sarà la questione di John. Sì, perché... ovvio, ovvio. Perché comunque... È vero che adesso... Allora, odiare Cersei è giusto. Sì. Però secondo me sta diventando veramente tanto odiosa anche Daenerys. Ma è ovvio, ma è troppo odiosa. Per la questione della per la questione del tiranno, noi stiamo guardando lei che diventa un tiranno. Sì, ma è quello. È diventato. Guarda, per me questa puntata sarebbe stata fantastica. Non fosse per la cosa di Spettro. A me quella cosa sta sui coglioni. La cosa di Spettro è un po'. Però vabbè. È la cosa che mi sta più sui coglioni. Sì, no, siamo d'accordo. Però non è così. Cioè, nel senso, è un dettaglio. No, lo sapevamo. È un dettaglio, vero? Mi dispiace soltanto che abbia perso così tanto. Cioè, non è un dettaglio fondamentale. Perché nella serie i metalupi non hanno. Perché anche nei libri ci sono interi capitoli dedicati a questa cosa qua. Sì.
Nella serie non l'hanno mai particolarmente esplorata. Secondo me però è stata una bella puntata. Anche secondo me mi è piaciuta. Più di cui, cioè, nel senso, se l'interesse poteva essere scemato per il pubblico, io ho idea che guardando questa puntata l'hanno fatto tornare in impennata. Sì. La cosa di far fuori il drago è stata una mossa veramente. Porca, io sono rimasto male. Cioè, allora, io l'avevo detto fino all'inizio, ho detto, siccome i draghi crepano. No, ma però non mi aspettavo che morissero durante la battaglia. No, esatto, capito? Non è così. Talmente fuori dal fine questa scena. Che bravi, bravi. Sono rimasto malissimo, no, bello. Beh, direi bello. Comunque di non perderci un ulteriore chiacchiere. No, perché altrimenti non ha senso fare commenti. Esatto. Ragazzi, anche questa quarta puntata l'abbiamo vista, ne mancano solo due. Esatto, adesso quindi, dai, le prossime reaction sono quelle decisive. Sono di nuovo interessato a vedere cosa succederà. Esatto, io ho interesse, io ho ancora interesse. Io un po' meno per questa, lo ammetto, però adesso ingraniamo. Concludo solo dicendo cosa, sai perché ero interessato? Perché, meglio, FF se l'hanno detto, preparatevi perché nella quarta puntata ci sarà un plot twist, che credo fosse quello di Megara. E nella prossima è diretta ancora da Sapochnik. Sarà la prossima battaglia. Sì, esatto. E pare allora, di Emilia Clarke ha detto che secondo lei sarà la puntata più spettacolare di tutta la serie, perché la battaglia sarà inaspettata. Quindi non so cosa voglio dire, ma prossima settimana scopriremo il tutto. Esatto, e poi voi vedete questo video che avremo già detto la nostra, abbiamo fatto i nostri commenti, opinione. Quindi è inutile dilungarci. Grazie a tutti, ci vediamo alla prossima. Ciao.